del secondo tempo, dopo un primo tempo non emozionante, insomma il secondo tempo ha promesso bene, perché c'è stato subito il destro di Lepri, il destro a giro che ha scosso la porta laziale di De Gre, poi la risposta proprio dalla formazione di Cesena con Sperati, con un giocatore a terra, si trattava di Luciani. Insomma, nel secondo tempo però si è visto poco, al di là dei minuti iniziali, la Lazio non ci ha provato con la consueta come dire, voglia di fare proprio la partita. La Fiorentina non ha avuto invece l'energia e la lucidità per cercare quei tre punti che sarebbero stati fondamentali. In prospettiva primissimi posti, qui Ricci, suo destro un po' ciabattato, poi Sciamanna, anche qui conclusione che Seculin vede sfilare oltre il fondo. Io direi che se siamo pronti con Federico Masi, visto le pochissime emozioni, qui una di queste purtroppo è lo stiramento, credo, al flessore della gamba sinistra di Francesco Mancini, che getta nello sconforto Cesena. Insomma, per la Lazio minuti di affanno, gli ultimi con il sinistro di Coffi, ma senza fortuna. Insomma, lo vedete che è successo veramente poco, complice anche una pioggia che ha cominciato a battere in maniera incessante in questo secondo tempo. Il gesto di stizza qui di Aia è un po' la testimonianza di come la Fiorentina ci abbia provato, ma la frustrazione sia piuttosto evidente, e adesso, complice anche la vittoria del Napoli, sia tutto più difficile. Non so, chiedo ancora